Ciao a tutti ragazzi e bentornati nuovamente sul canale Wrestling. Continuiamo con Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Dai. Bene, nell'episodio precedente ci siamo fermati all'interno del tunnel di Ikebukuro perché dovevamo sconfiggere i 4 demoni. Ecco, ne abbiamo sconfitti 2 su 4, quindi dobbiamo trovare gli altri 2. E direi di incominciare subito questa nuovissima puntata di Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Buona visione! Eccoci di nuovo all'interno del Terminals. Bene, dove siamo? Qui. E dove dobbiamo andare? Lì, qui, dove sono queste tre qui in alto a sinistra. Io sinceramente non mi ricordo come arrivarci, ogni volta per me è nuovo. Quindi direi di andare e vedere. Qui. Allora. Proviamo questo qui in alto. Luce svanita. Oh, io. Ok. Aia. Ci ho preso le pizze, come si dice. Finalmente un po' di azione. Ok, andiamo dritti, ma prima usiamo pure quello per la levitazione. Sì, ciao. Ma che ho fatto? Ah, il flauto. Non ho capito che cosa fa il flauto. Forse richiama i mostri. Eccoci contro l'altro boss. Siamo al terzo, signori. Non ti ho mai visto prima. Sono Suki. E se non lo sapessi, sono una fottuta canaglia. Ok, tranquillo, non ti farò del male. Perché non ti avvicini? Ma oh, non se ne parla. Codardo, allora muori. Io codardo? A me? Se muore? Io ti anniento. Io ti disintegro. Bene, e ora è il mio turno. Sì.
Ehi, mi stai facendo incazzare, sparisci. Sì, vabbè. Ma guarda, facciamo... Che potenza, signori. Morto. Niente male. Chi sei? Un demone? Un umano? No. Io sono nessuno. Cioè, neanche la soddisfazione di passare di livello con sta super pippa. Ok, ora... Quester 5. Pivelli. Io voglio vedere una cosa però. Che... M'ha impanicato. Come ti permetti? Ah, finalmente siamo passati di livello, signori. No, ma chi te l'ha detto? Fantastico. Si è mosso da solo. Allora. Dobbiamo andare forse a quello laggiù in fondo.
qui stiamo un'altra volta. Ok. Proviamo questo qua a mezzo. Si sale. Ok, perfetto. Voglio tessere lodi e offrirti un dono degno della tua autorità. Accetta la mia offerta. Ok, Giada. Voglio solo vedere una cosa. Bene, ora andiamo a sconfiggere l'ultimo dei quattro, cioè il quarto, che dovrebbe essere quello più potente di tutti, ed è quello che si trova esattamente qui. Dove prima c'era il passaggio chiuso, ma sì, prima però voglio fare una cosa molto bella. Ok. Vado davanti alla porta di sto balordo. Grande. Ascoltiamo. Sei degno di ricevere la mia carità. Ma vattene a quel paese. Sto balordo. Bene. Vedete? Adesso il mostro. Sono Onjoki. Sei stato tu a uccidere i miei compagni e a svegliarmi? Oh, li ho fatti fuori tutti. Sarà stato qualcun altro. Li ho fatti fuori tutti. Sciocco insolente. Le mie illusioni ti mostreranno le tue debolezze. Dai. Bene, clone. Ciò che vedi potrebbe non essere reale. Ok, sì. Per fortuna che gli schiva. Bene. Vabbè, dai, su. Come famo a capire secondo voi che chi è chi? Male, signore. Ma molto male. Vabbè.
Proviamo. Oh, ce l'abbiamo fatta, signori. Becca di questo, sto balordo. Vabbè. Allora, voglio vedere se si capisce da qualche cosa che lui chi è chi. Sinceramente io non so chi sia. Dai. Dai. Vabbè, gli attacchi di questo sono sempre gli stessi. Allora, prima era questo. No, mo so cacchio, è sempre lo stesso, può essere? Aia. Aia. Dai. Hai smascherato le mie illusioni, che sia l'ultima volta che vedo il mondo? Potassio. Stupidaggine. No, vabbè. Non so, proviamo questo. Niente. Mo era il quarto. Quindi sarà qualcun altro adesso. Dai.
Vabbè, potevo risparmiare. Mancato, ma come ti sei permesso? Dai, ma mi ha accoppato. Ricorda, la verità non è sempre una sola. Ebba. Ah, due livelli, signori. Ok, no, no, sì. Assolutamente no. Ascoltiamo. Ihi, sarei mio. Ok. Chakra superiore. Ah, beh, sì, mi interessa. Modo a soggioga. Berserk. Riberama. Fammi sentire che vuoi. Ti si addice alla perfezione. Roccia Mamudo. Bene, ragazzi. Magatama Murakumo, fantastico. Perlina per uno. La luce è svanita, ed è, mi piedi toccano per terra, ed è, non mi sono più forte di prima. Sono contento. Allora, torniamo al terminal, quello centrale. Ci trasferiamo poi. Ok, collegamento a mala. Esco un attimo che mi vado a far curare dalla donnina. Sì. Ma che? C'è bisogno di qualche altra cosa. Torniamo ad Asakusa. Torniamo ad Asakusa. Eccoci. Oyo. Hey, nice timing. How was Asakusa? Una bomba. Well, I've got good news about the nightmare system. If you... scusate. They say a picture's worth a thousand words. So why don't I just show you? Ok. Oh, fantastico. You see it, right? That's the obelisk in Chiyoda. The nightmare systems inside there, ecco. Along with all the Magatsuhi that's been gathered. In other words, we found the Niilo's real headquarters. As far as who's operating the system, I'll bet it's that woman they call the Maiden. While I have no idea how it works, it's clear this thing is a threat. Hmm.
I'd storm in there myself if I could, but I'm nowhere near strong enough. Bottom line is, unless someone does something, Hikawa's about to take over the world. So, if you don't want that to happen, that someone might need to be you. Obvio. You'll need to deactivate the obelisk and return the flow of Magatsuhi in the vortex world back to normal. To reach said obelisk, you can use the secondary entrance to the Nihilo's old headquarters. Sì, mi ricordo. That entrance is locked right now, but I can take care of that. With this terminal, it'll be a piece of cake. But the obelisk looks like it stretches up forever, and who knows what kind of demons lie in wait there. We don't know what kind of power this so-called maiden has either. All I can say for sure is that it won't be easy. But if there's anyone who can pull it off, it's you. Ovvio. Allora, vediamo un po'. Io vorrei prima però vedere alcune cose. Allora, andiamo a vedere come sta messo sto posto. Se non vado errato, bisognava andare a Ginza e poi da Ginza farsela a piedi in qualche modo. Sì, e sbucare quindi poi dall'altra parte. Ok. Ok, da Ginza, allora. Andiamo a prendere questo, farci tutta la strada. Eccoci. Assemblea del Nilo. Vediamo un po' se adesso si può entrare. Oh, ingresso secondario. Quindi direttamente al quindicesimo. E che c'è sta qua? Tutto buio. Urchiaccio. Allora, pure qua servono le sfere di luce. Ma come? Mm.
Allora, se vado dritto vado là dove sono già stato. Però ci conviene andare qua che non ci sono ancora stato, giusto? Giusto. E cammina tutto. Porca miseria, che è? Un tunnel interminabile. E la Madosca, e quanto è lungo? Mi piace troppo così, tutto nero con queste cose azzurre che escono fuori, che so, risalto. Figo. Gli occhi rossi. Ah, vabbè, siamo arrivati, eh. Questo mi porterà da qualche altra parte, spero. Ah, un'altra porta qua, all'ingresso. Ma questo è diverso. Ah, sì, qui sta il salvataggio, prima c'era. Dai. Collegamento. Yuhu! Bene ragazzi, anche questa puntata di Shin Megami Tensei 3 Nocturne è conclusa. Abbiamo sconfitto tutti e quattro i mostri, quelli del tunnel di Gebokuro, e siamo ritornati. Abbiamo incontrato il nostro amico del passaggio e ora siamo di nuovo qui nell'Assemblea del Nilo, in quell'altra parte che era chiusa, adesso ce l'ha sbloccata lui. E niente, dobbiamo andare all'obelisco. Penso che siamo arrivati. E lo scopriamo poi nella prossima puntata. Come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un like e ricordatevi soprattutto di iscrivervi al mio canale Wrestling. Ciao e alla prossima!